Uno spettacolo mozzafiato sul piano agonistico e non solo, allestito in modo inappuntabile dalla polisportiva Cavallaro con il mare Adriatico sullo sfondo, in uno scenario poco abituale per una disciplina come il ciclocross, ma tremendamente suggestivo. Non ha affatto deluso le attese la 24esima edizione della Coppa Città di Bisceglie di ciclocross, valevole quale memorial preziosa, nonché terza tappa del Mediterraneo Cross. La competizione, annoverata tra le più longeve della specialità nel panorama centro-meridionale, si è svolta sul percorso ricavato in zona Conca dei Monaci, prospiciente la litoranea di Ponente, a pochi metri dalle spiagge insignite quest'anno della bandiera blu. Per l'edizione 2021 lo staff coordinato dal direttore sportivo Sabino Piccolo ha chiesto ed ottenuto dalla Federciclismo che la manifestazione rientrasse nel calendario delle gare nazionali top class. Tale fattore ha determinato un incremento corposo degli iscritti rispetto alle scorse stagioni, con circa 250 specialisti del ciclocross distribuiti nelle categorie giovanili, agonisti e amatori, giunti da Abruzzo, Marche, Sicilia, Lazio, Basilicata, Calabria, Campania e ovviamente Puglia. Quasi 80 le società rappresentate, tutte unanimemente impressionate dall'elevato standard qualitativo dell'organizzazione, attenta a curare ogni minimo dettaglio tecnico e logistico. Una gara dal coefficiente abbastanza alto, naturalmente abbiamo cercato di trarre tutto ciò che questo percorso poteva offrirci, cioè questo posto poteva offrirci. Quindi ad esempio ci è presente un tratto di scalinata da dover fare con la bici in spalla, sono presenti diversi dossi, collinette, contropendenze che mettono davvero in difficoltà gli atleti e appunto a detta di chi lo ha provato il percorso fin da ieri praticamente i ragazzi insomma si sono divertiti, quindi questo vuol dire che al di là del gareggiare, insomma, del cercare di vincere appunto, cerchiamo di offrire anche una giornata di divertimento per questi ragazzi. Quattro le partenze previste dal programma tecnico. La prima ha interessato i giovanissimi ed è culminata nell'affermazione di Francesco Dell'Olio della Ludo Bike. A seguire è stata la volta di esordienti ed allievi. Dopo circa 30 minuti di gara si è imposto Simone Massaro dell'Andria Bike. Il coratino Ivan Carrer si è invece aggiudicato la gara relativa agli juniores, mentre la quarta ed ultima partenza, riservata ai più esperti, è andata a pannaggio del bicegliese Ettore Lo Consolo, portacolori del team Fracor. Come di consueto, ricca ed articolata la premiazione finale, con la consegna di prodotti tipici del territorio e di alcune opere dell'artista bicegliese Domenico Velletri.